I nostri infaticabili amici del CAI proseguono nella loro attività associativa e ogni volta che li invitiamo vengono a raccontarci le loro avventure. Ieri, 30 settembre, si è svolta la giornata dei sentieri liguri. Ma ieri era appunto la giornata dei sentieri liguri. Noi dovevamo far vedere che nei sentieri si può andare per cultura, per svago. Però noi abbiamo colto l'occasione per fare una cosa leggermente diversa. Noi abbiamo portato all'interno del diciamo, parco di Porto Venere 120 persone, di cui 27 disabili. Disabili motori o disabili di tipo psichico, e li abbiamo fatti scendere sull'isola del Tino. Hanno passato alcune ore piacevolissime sull'isola del Tino. Abbiamo avuto tutta una serie di esperienze. Prima di partire, abbiamo fatto un altro così, abbiamo dato un altro contributo molto importante alla nostra attività. Che appunto abbiamo consegnato al Soccorso Alpino un defibrillatore che è stato acquistato con i soldi derivanti dall'iscrizione di una precedente manifestazione che abbiamo tenuto alla Spezia il 22 aprile. Collabora con il CAI anche l'associazione Dimensione H2O. Com'è l'impatto con questi ragazzi? Diciamo che vale tanto anche la predisposizione della persona, perché sono persone come noi, ci sono quelle che appunto hanno paura un po' dell'acqua e quelle che invece per loro è una cosa naturale. La cosa basilare, importante è tenere presente che l'acqua è un elemento che aiuta la persona, che soprattutto che magari non ha problematiche motorie, ma anche sensoriali. E noi abbiamo il compito di così accompagnarli e di farli godere a pieno di questa esperienza. Questa isola del Tino si può visitare solo una volta l'anno, con grandi difficoltà, cioè, insomma, non, questa cosa va sfatata. Che cosa state facendo? Stiamo facendo tante iniziative, grazie anche al CAI, col quale collaboriamo per tenere in ordine le strade del Tino. Abbiamo già dall'anno scorso iniziato ad aprirlo una volta al mese, una volta al mese ad associazioni che ne fanno richiesta o che abbiamo direttamente contattato noi come associazione del Mondo dei Fari. Creiamo dei gruppi che siano organizzati per il momento, ma la prospettiva è che se la Marina ci darà il permesso, e dovrebbe essere cosa vicina, proprio aprirlo liberamente al pubblico.